Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Per chi non mi conosce, io sono Laura e oggi faremo la ricetta delle waffle belga. Waffle belga, waffle è un po' più inglese. Comunque, l'avevamo fatto un po' di tempo fa in live, ma molti di voi mi hanno detto che la live era troppo lunga da seguire, quindi ho registrato di nuovo per mettervi la ricetta intera senza distrazioni. Quindi io vi lascio la ricetta, ma prima vi ricordo che mi trovate anche sui social Pinterest, Instagram, Facebook e anche su Telegram, dove potete comunicare in tempo reale con me e dove ci sono dei ragazzi che io adoro e saluto tutti dal profondo del mio cuore. E detto questo, vi ricordo anche che la ricetta è scritta nel blog, quindi è stampabile, modificabile a seconda delle quantità che ne avete bisogno. E niente, vi lascio la ricetta, un abbraccio. Gli ingredienti che ci serviranno sono 250 g di burro sciolto al microonde o in un pentolino, 250 g di farina, 125 g di zucchero e 25 g di miele di acacia, oppure potete mettere del tutto lo zucchero. In realtà mia mamma, mia zia dai tempi antichi mettevano tanto quanto, quindi anche 250 g di zucchero, a me sembra troppo e l'ho diminuito. 4 uova della misura L, l'estratto di vaniglia, la bacca di vanillina, oppure potete mettere anche la bustina di vanillina, ovviamente il sapore sarà meno intenso, e la scorza di mezzo limone biologico grattugiata e una bustina di lievito per dolci. Quindi iniziamo ad aggiungere la bustina di lievito per dolci e mescoliamo un attimino all'interno. Ovviamente la farina va messa setacciata, ragazzi. Il burro che è ancora tiepido, andiamo ad aggiungere lo zucchero così si raffredda subito. Quindi andiamo ad aggiungere anche gli aromi. In questo caso io sto utilizzando la scorza di mezzo limone grattugiata e dell'estratto di vaniglia, ma voi potete optare per gli aromi che più preferite. Potete sostituire l'estratto di vaniglia ovviamente con della bustina di vanillina, oppure utilizzare al posto del limone la scorza d'arancia, oppure ancora, che ne so, della cannella o anche della fava tonka, quello che veramente più piace a voi. Potete anche omettere tutto, ma ovviamente se non ci sono gli aromi poi non sapranno di niente, questo ve lo dico. Quindi andiamo a mescolare lo zucchero all'interno del burro fuso, in questo modo il burro diventerà ancora più freddo, dopodiché lo andremo ad aggiungere alla farina e al lievito per dolci, in questo modo, e mescoliamo a mano. Aggiungeremo anche le uova, all'inizio mescoleremo a mano per non fare gli schizzi ovviamente, dopodiché ci aiuteremo con un frullatore elettrico per andare a rendere la nostra massa per i waffle liscia e omogenea. Ci vorranno 3-4 minuti al massimo, ragazzi, è veramente una preparazione molto semplice. Quando vi ho elencato gli ingredienti ho dimenticato di dirvi che ho aggiunto anche 2 g di sale, quindi un pizzichino di sale. Comunque nel blog, poi quando andrete a visionare la ricetta lì, vedrete che è scritta correttamente e potete anche modificare le quantità e stamparla. Quindi dopo che abbiamo incorporato un po' il burro alla farina andiamo ad aggiungere anche le uova, come ho detto in precedenza. Mescoliamo un pochino a mano così eviteremo di schizzare tutta la cucina, ragazzi, e andiamo a mescolare poi il tutto per un paio di minuti con il frustino elettrico fino ad ottenere questa consistenza qui. Guardate quanto è liscia e omogenea.
Ed eccola qui pronta dopo un paio di minuti, guardate quanto è bella setosa. Adesso vi risulterà un po' più liquida, ma quando la metterete a riposo in frigorifero diventerà più solida perché lieviterà un pochettino. Quindi andiamo a ripulire i bordi, andiamo a coprire con un coperchio, con della pellicola trasparente come meglio preferite e lasciamola riposare in frigo per mezz'ora. Ovviamente li potete preparare anche la sera prima, metterli in frigo e poi andarli a fare la mattina seguente per la colazione. Io faccio di solito sempre così, lo potete tenere anche 2-3 giorni in frigorifero, non succede nulla, ma al massimo il terzo mattino utilizzatelo, altrimenti poi buttatelo. Comunque, siccome è ricco di zucchero, ha una durata più lunga. E ci vediamo tra mezz'ora. Quindi, trascorsa la nostra mezz'oretta minimo, poi potete anche farlo l'indomani mattina, io l'ho fatto in più volte, e andiamo a prendere la nostra piastra da waffle, andiamo a ungerla con del burro come ho fatto io col tovagliolo, oppure fatelo con dello staccante spray, con dello staccante spray, scusate, oppure ancora con dell'olio di semi e guardate come si presenta l'impasto, guardate quanto è consistente adesso. Andiamola a mettere a cucchiaiate all'interno della nostra macchinetta. Ovviamente la macchina deve essere ben calda e ovviamente le quantità che metterete all'interno è a seconda della dimensione della macchinetta che andrete ad utilizzare. Quindi richiudete e aspettate quel paio di minuti, ci vorranno all'incirca tra i 3 e i 4 minuti per essere pronte le vostre waffle. Dopodiché uscite dalla vostra macchinetta e servitele, guardate che bello l'impasto. Dopo 2 minuti circa potete andare ad aprire la macchinetta per i waffle e andare a controllare, ma non lo fate prima, altrimenti si romperanno le vostre waffle. E andiamo a vedere se sono pronte le nostre waffle, andiamo ad aprire. Sì, adesso sono ben dorate, quindi andiamole a servire su di un piatto, stiamo attenti a non bruciarci. I miei figli li vorranno sono sofficissime ragazzi, guardate qui. E gonfie, guardate che belle. Ovviamente quando raffredderanno diventeranno più croccanti all'esterno, più soffici all'interno. Quindi vado a farle tutte e vi faccio vedere dopo la fotina. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Ho voluto rifare il video e quindi proporvelo così a mo' di ricetta normale perché effettivamente mi avete scritto in tanti che la live era lunghissima da seguire. Quindi è bello seguire le live al momento. Poi diventa un po' più complicato. Quindi ecco qui la ricetta dei waffle, dei miei waffle, o meglio dire quelli di mia mamma, un po' modificati perché ho tolto lo zucchero. Io li faccio tutti, li vado a servire con della Nutella, pochissima perché i miei figli li vogliono così la mattina. E grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine. Un abbraccio, spero che la ricetta vi sia utile. Alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!